Ciao amici e benvenuti sul mio canale. Questo è il video d'inizio del mio primo cicloviaggio con destinazione Riva del Garda, partendo dal mio paese. Ho appena percorso i primi 10 chilometri con la bici carica e con tutto quello che serve anche per affrontare una notte, insomma, e la giornata è iniziata con una temperatura molto frizzante, una visibilità elevatissima. Le montagne in cui devo andare le vedo all'orizzonte, incredibile. Perché faccio questo viaggio? Beh, intanto questo è l'anno in cui compio 50 anni, per cui questo è un evento, un momento celebrativo dei miei primi 50 anni. E poi perché da diverso tempo mi appassiona l'idea del cicloviaggio, per cui guardando parecchi video di youtuber, insomma, famosi, ciclotuber famosi, ho cercato di raccogliere vari consigli e pian pianino ho organizzato la bicicletta. Il viaggio l'ho iniziato a pensare all'incirca 6 mesi fa e magari in un prossimo video vi mostro come ho pianificato il viaggio e quali strumenti ho utilizzato per ottimizzarlo, per avere una precisa idea del percorso. Ci rivediamo tra 10 chilometri. Ciao! Allora, là in fondo si vedono le montagne in cui devo andare. Visibilità da spettacolo. Allora amici, primi 20 chilometri fatti, sono sotto media. Dovevo già essere a Stellata, ma qua tira vento contro e quindi non riesco a fare delle gran medie. Dai, ci vediamo tra 10. Ciao! Attraversiamo il Po qui a Stellata, dall'altra parte c'è Ficarolo. Non hanno previsto uno spazio per le biciclette, c'è appena appena un camminamento per andare a piedi, bicicletta impossibile passare. Accidenti! Eccolo qua, siamo in Veneto. Ok, dopo l'Emilia, il Veneto è la seconda regione, ci starò un po'. Allora, ho girato un attimo la telecamera, questo è il Po, dalla parte di Sermide, no, di Ficarolo, eccolo qua, pieno di isole, bassissimo. Allora, 30 chilometri fatti, 2 minuti di ritardo sulla tabella di marcia, però insomma sto andando bene, 25, dovrei riuscire a tenere sta media per mezz'ora, sarebbe veramente un bel andare. Sermide dovrebbe essere tra 15 chilometri o meno, insomma altri 10 sicuro. Adesso c'è sempre un po' di arietta contro,
decisamente più caldo, insomma. Speriamo che non venga un caldo esagerato. Ok, ci vediamo tra 10. Allora, siamo arrivati a Castelmassa, chilometro 40, perfettamente in media. Sono molto contento. Adesso dovrebbe iniziare la parte più avventurosa, perché qua ci sono già stato altre volte, mentre il vero viaggio inizia tra poco. Dai, ci vediamo tra 10 chilometri. Ah, dimenticavo, la destinazione è Riva del Garda. Ho fatto Vigarano, Bondeno, Ficcarolo, adesso sono a Castelmassa, la prossima grande città è Legnago. Ciao! Oh mamma, andiamo proprio a casa della gente. Messo. Permesso, mamma mia, il navigatore maledetto, mi manda a casa della gente. Ok, questo al chilometro 43 inizia lo sterrato. Questo è un tratto proposto da Komoot, in mezzo al nulla. Sai quando ti dicono I'm in the middle of nowhere? It's exactly where I am. Cioè, ci sono. Adesso abbiamo questa cosa qua per un po', dai, insomma il terreno non è neanche malaccio, l'importante è che non ci sia del fango, c'è un po' da ballare, starò attento alle box. Amen. E qua andiamo piano, come media, chissà. È proprio come sembrava nel tour virtuale preciso. Sterrato è impegnativo, la media si abbassa, amen, insomma recupereremo dopo. Adesso ho legato la borsa, quella rossa, con un legaccio perché oscillava troppo. Adesso va molto molto meglio. Va bene, insomma lì tutto il sistema l'ho un po' inventato io, quindi va bene così. Piano di non fare la doccia. E in fondo ho visto la strada grande. Mamma, faccio la doccia. Oh mamma, aspettare che la Madonna.
aspettiamo che faccia il giro. Ciao. Ale. Ah, col telefono forte. Grazie. Aspetta. No, è solo che c'è il vento. Adesso rotto di più di là. Che forte. Bisogna attrezzarsi perché la fine. Ma è bellissimo, col telefonino. Grazie, arrivederci, buona giornata. Dai, mi rinfresco un po'. Mamma mia. Vedete che... Ale! 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 Allora, qua... sono in una zona di produzione di meloni, cioè mi dà l'idea di un posto cioè troppo dimenticato, dove possono venire fuori, che ne so, dei cani, speriamo di no. Adesso dovrei raggiungere un argine. Vedete che caliamo, ecco, quasi sicuramente questo è un posto di bisce. Via Argine Tartaro, via Argine Tartaro, un canale grandino. Ah, la volpe, c'era la volpe, peccato non averla vista. Che lupo. Argine Tartaro, vai, vai di Argine Tartaro. Ale, 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 ale. Boh mamma, boh indusogna, boh mamma. Lì speriamo che ci sia la strada. Queste pese, madonna. E vai che c'è una ciclabile. E vai. Eccolo. Il Tartaro. Dai, c'è una bella ciclabile, bellissima. Guarda qua. Allora, ho raggiunto il ponte di via Aquila che attraversa il Tartaro, poi vado a pigliare una ciclabile. Oh, qua praticamente io sono a Legnago, 50 chilometri fatti, torretta di Legnago. E adesso vado di qua e vado a prendere la parte destra e poi boh, destra, sinistra, secondo, insomma. Cioè io ce l'ho a destra e qua vado in ciclabile, una ciclabile che dovrebbe portarmi credo fino a Verona. No, però io Legnago in realtà non dovrei passare. Ecco, ecco la ciclabile. Oh mamma, che spettacolo, spettacolo, spettacolo. Vai bici, vai, vai,
Vai bici. Spettacolo. Canale 1, la temperatura è di 23,2 gradi centigradi. L'umidità odierna è 33%. Si prevede tempo sereno. Opa. Allora, 60 chilometri, direi che sono a Legnago, direi proprio di sì, questa è una cittadona, vai, bella, c'è una bellissima ciclabile, niente da dire. Amici, 70 km, sono sull'argine dell'Adige, ho appena lasciato da poco Legnago, adesso qua c'è un paese che si chiama Roverchiara, davanti a me è uno spettacolo, ciclorifugio, andiamo a prendere dell'acqua, andiamo a vedere cos'è sto ciclorifugio, interessante. Andiamo a vedere il ciclorifugio. Andiamo a prendere dell'acqua. Se non è troppo lontano però. No, no. E dove adesso? Ciclorifugio. Andiamo al ciclorifugio. Speriamo che sia questo. Ciclorifugio. È questo. Ciao. Ciclorifugio. È vostro? Sì, ciao, ciao. Grazie. Permesso. Oh, che bel posto che c'è qua. Buongiorno. Buongiorno, buongiorno. Sei italiano? Sì, sì, sì. Allora amici, sono sull'argine dell'Adige e ho incontrato questo cartello, ciclorifugio. Ero a corto di acqua e sono andato. Il ciclorifugio è giù dall'argine, praticamente lì dove c'è la bandiera. È un posto meraviglioso, mi hanno accolto, mi hanno dato da bere, mi hanno dato l'acqua fresca, mi hanno riempito le borracce. È veramente, veramente un bel posto di un'associazione che si chiama Radici in Movimento. Ciao. Sì. Il fiume Adige. Ciclabile, tavolo da biliardo. Allora amici, 80 km appena fatti, mi trovo a Isola Rizza, sono leggermente giù dalla media, però insomma vado bene, quindi dovrei recuperare. Sono le 10:30 probabilmente,
direzione Oppeano. Legnago è alle spalle da tempo. Ok, ci vediamo tra 10. Arrivo ad Oppeano, Vigarano Oppeano, 82 km. Adesso vediamo di non farci ammazzare, devo fare tutto il giro. E vai. Ok. Allora, video dei 90 km, in realtà sono già 92. Ho lasciato Oppeano alle spalle. Ho preso un paese che si chiama Palù. E questo deve essere forse uno dei tratti più brutti, perché non c'è banchina, purtroppo. È una strada secondaria, ma siccome non ci sono poi gli autovelox, quelle cose lì, che qua van di brutto. Però tra un po' dovrei voltare e lasciarla, speriamo. Vai, ci vediamo tra 10. 100 km, San Giovanni Lupatoto. Questo è un parco pubblico dedicato qua, c'è tutta la dedica San Giovanni Lupatoto e i suoi caduti. 100 km, adesso siamo sotto media, insomma, non avevo dubbi, ma non poi più di tanto. Adesso andiamo a cercare una fontanella. Ciao! 110 km. Entriamo a Verona. Arco trionfale di ingresso. Verona non è facile da raggiungere in bici, non è proprio facile. Allì! Eccoci qua. Bella piazza. Trenino. Ecco l'arena. Bellissimo. Arena di Verona, grande. Grande Arena di Verona. Arena di Verona. We are. Hi guys. Se il video ti è piaciuto, metti un like, iscriviti al canale e attiva la campanella.